Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi mi trovo a Riva del Garda, punto di partenza del viaggio di oggi. Visiteremo quella che da molti e dallo stesso Churchill, il primo ministro inglese, è stata definita l'ottava meraviglia del mondo. Una strada che è un capolavoro di ingegneria, sia per come è stata costruita, sia per il punto in cui è stata costruita, sia per lo spettacolare paesaggio. Sto parlando della strada della forra, che segue appunto il percorso di una forra, cioè di un canyon strettissimo, che ha tolto all'inizio del secolo, nel 1913, dall'isolamento la comunità che viveva sull'altopiano, sopra il lago, che prima aveva solo delle piccole mulattiere per commerciare e per comunicare con il lago di Garda. Poi andremo in un altro bellissimo posto, Limone sul Garda, il punto più a nord d'Europa dove crescono limoni, e anche lì vedremo la storia. Chi ha portato i limoni lì, come mai e perché si coltivavano lì e in che modo. Adesso saliamo in moto e vi porto in quella che secondo me, se la strada della forra è la prima strada più bella del mondo, è la seconda strada più bella al mondo, la Gardesana occidentale, costruita negli anni 30, seguendo il profilo della montagna in un intricarsi di gallerie veramente scavate nella roccia viva a sfidare la natura. Saliamo in moto. Siamo a Riva del Garda e iniziamo a Gardesana occidentale con la prima nuovissima galleria, e tutto il resto sono vecchie. Direzione Limone. Tra l'altro questa non è proprio la Gardesana originale, perché all'inizio era leggermente più sotto la strada. Se tu sei tedesco, proprio per contratto devi venire almeno una volta nella vita sul lago di Garda, un po' come i musulmani alla Mecca. Ecco qua Limone, visuale spettacolare, sembra quasi la riviera francese, la riviera Ligure, con le palme e questo clima che è veramente impressionante. Adesso arriviamo laggiù e vi racconto un po' di storia di Limone. Eccomi qua ragazzi, sono arrivato a Limone, famoso appunto per essere il punto più a nord d'Europa dove è possibile la coltivazione del limone. I limoni vennero portati qui dai frati francescani agli inizi del XIII secolo, appunto per poter rendere possibile il commercio di questo agrume, che è reso possibile grazie alle limonai. Sono delle strutture chiuse su tre lati, posizionate e costruite appunto per seguire la perfetta angolazione del sole, quindi prenderlo da quando sorge la mattina fino al tramonto. La particolarità è dovuta appunto dal clima. Limone, pur essendo molto vicino a Riva del Garda, ha una temperatura costante sempre di 4-5 gradi in più. Perché era importante il limone? Il limone era importante perché, ad esempio, Ferdinando Magellano, nella sua circumnavigazione del globo nel 1500, più dell'80% della sua truppa, del suo equipaggio, venne preso da una malattia che si chiamava scorbuto, cioè una carenza di vitamina C, perché appunto non consumavano agrumi a bordo. E sempre per il discorso che quando c'è una buona idea non è detto che tutti la adottino subito, quando il medico della marina scozzese James Lind scoprì nel 1747 che i marinai che erano affetti a scorbuto guarivano completamente se consumavano agrumi e quindi vitamina C, la marina britannica ci mise più di 50 anni prima di adottare la pratica di mettere a bordo gli agrumi nei lunghi viaggi transoceanici. Ricordiamo che lo scorbuto porta appunto alla morte, quindi non era una malattia da poco. Da qui ci ricolleghiamo al limone e dall'importanza appunto del commerciare agrumi in un territorio così a nord d'Europa. Ora ragazzi, risaliamo in moto e passiamo dai 65 metri del lago di Garda ai 423 metri del borgo di Pieve di Tremosine, passando appunto dalla strada della forra. Andiamo a vedere com'è. Ora lasciamo Limone e ci dirigiamo verso quello che era l'antico porto di Pieve di Tremosine, dove arrivavano i sentieri che portavano poi su all'altopiano e da dove adesso inizia la strada della forra.
Ragazzi, sono arrivato alla base del lago, all'inizio della strada della Forra. Adesso faccio proprio il pezzo della strada vera, della Forra vera e propria, e da qua sotto si riesce a percepire la grandiosità, l'ingegnosità del costruire una strada dove c'era soltanto una falesia di roccia viva e dell'isolamento di cui vivevano quelle popolazioni lassù. Quindi potevano raggiungere il porto, che era esattamente qui dove sono io, chiaramente non è rimasto niente. Potevano raggiungere il porto soltanto con un sentiero impervio che c'è ancora, è percorribile, attrezzato con un cordino, è molto ripido, io l'ho fatto, molto molto particolare, molto molto bello. Ma adesso saliamo in moto e facciamo quella che dal 1931 in poi è stata, insomma, la via di salvezza di quelle popolazioni. Andiamo! Eccomi qui, questa è la mitica insegna e si inizia adesso la strada della Forra. Senso unico in salita dalle 10 alle 19. Senso unico di salita dalle 10 alle 19, quindi non rischiamo di trovare auto che vengono nella direzione opposta, come è giusto perché la strada è veramente veramente stretta. Guardate che spettacolo, la Gardesana è letteralmente qua sotto. Sì, qua questo pezzo addirittura è nuovo, perché prima la strada arrivava qui, passava proprio qui, e quella è la strada ancora più vecchia che arriva direttamente a Campione. Essendo così famosa, poi ci sono tantissimi pezzi lungo il percorso dove fermarsi a fare foto. Questo pezzo è in galleria adesso, prima passava lì, quella è la vecchia strada. È veramente veramente scenografica. Qua c'era una casa. Incredibile, guarda questo pezzo. Pazzesca. È tutta costruita all'interno della montagna, fondamentalmente. Questo è il ponte. E qui entriamo nel budello della strada. E questo è il torrente Brasa, piccolo torrente che nei secoli ha scavato questa gola. Che spettacolo. Ok, continuiamo questa strada, più avanti diventa ancora più particolare. Ci pensate, è incredibile come questo piccolo fiume abbia scavato nei millenni una gola così profonda. E questo è il punto più scenografico sicuramente, con queste piante che scendono giù. Ragazzi, sono all'interno della Forra, all'interno di questo ambiente pazzesco, sembra di stare dentro una giungla. Dietro di me il torrente Brasa che ha scavato la gola su cui poi è stata costruita la strada. La strada entra in queste due gallerie dietro di me e si restringe ancora di più fino a rimanere soltanto la strada circondata da due pareti di roccia. Nel punto più stretto la roccia quasi si tocca. Bellissimo. Veramente incredibile. Questo è il punto più stretto, ovviamente, guardate, la roccia quasi si tocca. Ci sono un sacco di persone che si fermano alla fine della strada proprio per fare la foto. Allora, voglio fare a piedi perché voglio vedere bene. Guarda che roba qui, incredibile. In questo pezzo è veramente pazzesco. Qui hanno letteralmente fatto in questo punto la strada dove passava il fiume. Questo è proprio il budello scavato dal fiume. Ad esse proprio. Guarda che roba, in dei punti non riesce a vedere il cielo da quanto è strapiombante la roccia. Va bene, essendo solo a senso unico, per tornare sul Garda devi fare un giro un po' più lungo. E poi la strada continua e passa sopra quel ponte lì che vedo adesso. Pazzesco da qua sopra anche. Che vista. Quello è il punto più stretto proprio. È molto corta, non sono nemmeno 2 chilometri naturalmente, ma è molto 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 scenografica. Eccoci arrivati a Pieve di Tremosine, uno dei borghi più belli d'Italia. È un comune sparso, molto largo, molto esteso. Il consiglio che vi do io è di entrare qui nel paesino, parcheggiare la moto e poi arrivare nella piazza, perché c'è una vista fantastica anche dalla piazza. Eccomi arrivato ragazzi, sto passeggiando per le vie di Pieve di Tremosine. Come vi dicevo, la strada fu costruita nel 1913 sotto impulso
del parroco di Vesio, che è un paesino qui vicino, appunto per togliere dall'isolamento le popolazioni di questa zona. Prima l'unico modo per portare su merci era una carrucola e un sentiero, una mulattiera che partiva proprio qua. Qua c'era il sentiero e portava giù al porto di Tremosine. Qui arrivavano i battelli e portavano gli approvvigionamenti necessari. Chiaramente, anche se volevi lasciare il paese, l'unico modo era scendere per qua, per il sentiero, che è molto molto ripido perché la strada è proprio qua sotto. Quindi c'è un salto di 400 metri da compiere a piedi. Io l'ho fatto una volta a piedi e ho notato che il sentiero era pieno di cocci di bottiglia, probabilmente trasportando cose da bere, cose cadevano, bottiglie cadevano, ed è pieno veramente di vetri, perché sennò non avrebbe senso che un sentiero di montagna fosse pieno così tanto di vetri. Poi ho chiesto qui in paese, mi hanno detto che era proprio per quello. Ogni tanto cadevano cose delle carrucole e quindi si è riempito di vetri. Però il paesino vale la pena di essere visitato, è assolutamente vissuto. Secondo me la vista che si vede dalla famosa terrazza del Brivido più o meno è quella che vedete da qui, quindi ecco, se volete andarvi a prendere un caffè lì va bene, ma se volete risparmiare la vista qui è uguale. Eccomi qua ragazzi, giro concluso, adesso me ne torno giù sul lago, quindi torno nella strada alternativa a quella della Forra per tornare sul Garda. Vi consiglio, se volete vederla, assolutamente di evitare i fine settimana, brulica di turisti. Oggi è lunedì ed è già pieno di turisti, pieno di tedeschi. Se volete venire a visitarla, vi consiglio di includerla in un itinerario di più ampio respiro sul lago di Garda, perché la strada della Forra non è che uno dei migliaia di posti e delle strade belle che c'è da vedere sul Garda. Quindi non venite apposta per questa, perché è veramente molto breve come avete visto, ma includetela in un itinerario più lungo. Se volete vedere altri itinerari li trovate sul canale, ce ne sono altri in tutte le zone del lago con le tracce GPX. Un saluto particolare a quei due iscritti che ho incontrato all'interno della strada della Forra. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, cliccate like così più persone possibili lo possono vedere, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!